Chiesto di parlare la senatrice Sabrina Licheri, prego, a facoltà. Grazie Presidente. Ringrazio il Ministro per quanto relazionato in maniera così dettagliata. Restano doverose alcune riflessioni. Quella di Ilaria Salis è una brutta storia due volte. La prima volta per la vicenda in sé, perché essere arrestata in un paese straniero, ricevere un trattamento senza ricevere allo stesso tempo la stessa attenzione che uno si aspetta da un paese civile, già questa è un'esperienza terribile. Se a ciò aggiungiamo, e questo, con questo giustifico l'essere una brutta storia due volte, se ciò aggiungiamo che questa terribile esperienza è iniziata un anno fa, allora parliamo veramente di una storia straordinaria e terribile nella sua straordinarietà. Un anno trascorso nel silenzio delle istituzioni, signor Ministro, che se ne dica. Silenzio che non deriva dalla necessità di mantenere riservate certe notizie, perché magari nel frattempo ci si adoperava per garantire condizioni detentive dignitose di Ilaria Salis, o magari ci si adoperava per far rientrare Ilaria nel suo paese. No, questo silenzio, signor Ministro, deriva dalla assoluta mancata conoscenza di ciò che Ilaria stava vivendo, nonostante la famiglia, la stessa Ilaria, fin da subito si siano adoperati per far conoscere quello che Ilaria stava vivendo. Dobbiamo immaginare la sua paura, la rabbia della famiglia, degli amici di Ilaria, immaginiamo il senso di solitudine e di abbandono vissuto da questa ragazza, nostra concittadina arrestata, ripetiamolo, un anno fa, in un paese della civilissima Europa, la cui condizione detentiva non è assolutamente dignitosa, non è rispettosa della dignità della persona. Questo non è mai accettabile, figuriamoci se può esserlo in un paese rispetto al quale il nostro Premier non perde occasione per rimarcare e difendere questo rapporto amichevole con il presidente Orban, il quale a sua volta ha dichiarato di avere con Giorgia Meloni una visione comune del mondo. Presidente, questo sicuramente per noi non è assolutamente rassicurante. Come cittadina italiana e come parlamentare, io sento di dover chiedere scusa ad Ilaria per quanto è successo. Sento però, Ministro, che lei avrebbe dovuto farlo prima di tutti noi, ammettendo di aver lasciato sola Ilaria per troppo tempo, senza quel sostegno, quell'incoraggiamento che, mi creda, chi vive quella condizione necessita come l'aria che lei respira, signor Ministro. Ora bisogna recuperare, bisogna stare vicino ad Ilaria. È necessario le arrivi tutta la nostra vicinanza, l'impegno che Ilaria tornerà a casa. Il ministro Nordio ha dichiarato che l'Italia non è un paese affidabile per l'estradizione dei nostri connazionali detenuti all'estero. Purtroppo è la verità. Lo so bene, però lei può impegnarsi per invertire questa tendenza. Dico lo so bene perché, signor ministro, sono un'amica di Enrico Forti. So che il governo si sta occupando della storia di Chico. Conosco Chico dal 2011, tutti i governi che si sono succeduti si sono occupati di Chico, tutti i governi hanno fatto piccoli passi in avanti. È complicato, lo sappiamo, tra l'altro oggi è il compleanno di Chico Forti, il 24esimo che trascorre in un carcere di massima sicurezza in Florida, e mi permetta, Presidente, di rivolgergli anche da qui gli auguri di buon compleanno. Quindi, sintetizzando, perché questo è il messaggio a nostro avviso più importante, è davvero fondamentale, determinante, non abbandonare, non trascurare, questo forse è il termine più adatto, i nostri concittadini detenuti all'estero e far sentire loro l'interesse, la vicinanza delle istituzioni. Signor Ministro, smentisca il Ministro Nordio. Grazie. Grazie, senatrice Licheri.